Mamma, sei già sveglia? Devi alzarti? Alzarti, hai sentito? Sì, mamma, sono già sveglia. Ancora 2 minuti, poi mi preparo. Ok, ma preparati. Yulia ti sta aspettando? Yulia mi sta aspettando, ma perché? Devo portarla all'asilo? Vabbè. Ma dov'è la mia scrivania con i miei libri di ieri? Ce l'avrà di sicuro papà o mamma. Vabbè. Anna, scendi per favore, dovete muoverti, se no arriviamo in ritardo. Sì, mamma, arrivo. Mamma, cosa state facendo lì? Perché c'è una sedia a rotelle? Ma cosa state facendo? Non riesco a capire. Ma no, non può essere per lei. Oh, tutta la mattina la stessa discussione. No, no, no. Quello che vuoi che sia. Ah, divertente. Che cosa state dicendo? Anna, sei già sveglia? Mamma, ma mi stai prendendo in giro? Io non andrò lì dentro. Non sono più una bambina piccola, non ci passo nemmeno. Oh, dai, ma sei sempre lì seduta. Mamma, è da un sacco che non mi metto lì dentro e non ho intenzione di andare ora lì dentro, ok? No, non mi siedo lì. Non è divertente, haha. Oh, no, lo so che non vuoi crescere. Insomma, che vuoi crescere veloce, ma ci vuole ancora un po', quindi per favore, siediti, dai, su una sedia per oggi. Buon appetito, piccoli. Ok, grazie. Ma cos'è questa storia? Ma non è giusto. E dov'è Emma? Tutto bene? Sei veramente strana stamattina. Oh no, ma tutte le mattine è la stessa storia e poi tutte le volte vai comunque lì dentro. Ma per qual è il tuo problema oggi? Sei davvero faticosa. Io sono stancante e voi siete stancanti, ma vi vedete, mi prendete in giro tutto il tempo, mi dà davvero fastidio la prima mattina. Yulia e Anna, potete per favore smetterla? Non è tempo di litigare, ok? Oh sì, ok, Anna, per favore ti muovi, dobbiamo andare. Ma cosa state dicendo? Oh, non è possibile, sono tutti davvero impazziti. Ora vado, preparo le mie cose e me ne vado. Quindi via, prendiamo le cose, quelle le ho, e poi si va da Dave e Pia e John e Mr. Handsome, e insomma, sì, e via a scuola. Mamma, vado, ciao! Eccoti finalmente, ti stavamo aspettando dentro lì. Ma cosa, dobbiamo andare? Ah, sì, viene anche Emma, volete andare a fare la spesa? O qui? Insomma, vabbè, comunque, ora basta, ok? Non è inutile che continuate a far finta che sia una bambina. Oh, mamma, penso che abbia davvero la febbre, ma perché è così strana? Anna, ma di solito lo trovi sempre così divertente andare all'asilo. Comunque, discutere tutto questo tempo non ha senso. Ma siete davvero seri? Ma ehi! Basta! Non sono un bambino, ok? Non sono un bambino, smettetela! Oh, va bene, ok, prima che ti butterai sul pavimento e comincerai a piangere, ok? Andiamo a piedi! Ma non è possibile! Oh, sempre la stessa storia, ma oggi peggio del solito. Anna, non so davvero cosa ti stia succedendo. Cosa mi stia succedendo? Ma voi dovreste chiedervi cosa vi sta succedendo! Oh, Anna, ma da noi va tutto benissimo, ma insomma, ok, sei un po' strana, ma non è grave, ok? Oh, finalmente siamo arrivati, quindi buon divertimento. Sì, Giulia, un po' di divertimento. Ora, finalmente sono in calma. Cosa? Calma? Ciao, mamma, glielo spieghi per favore? Stai diventando davvero pazza. Giulia ne incomincia a entrare, io le parlo ancora un attimo. Anna? Oh, mamma, se mi continui a parlare così perdo la prima ora, devo andare. John, Dave e Pia mi stanno aspettando. Oh, no, 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 ora cerca qualcuno. Oh, cosa sto dicendo? Ciao! Anna, oggi davvero non ti capisco. Ma cosa stai dicendo? Ora vai all'asilo, avete degli stessi amici. Non so di chi tu stia parlando, ma non lo so. Insomma, ora però per favore devi entrare, ok? Io all'asilo, mamma, no! Non è possibile, mi state prendendo in giro. Io non vado all'asilo. E dove sono gli amici di chi? Ma certo che conosci i miei amici. Anna, non ho davvero tempo ora, ok? Dai, dentro, veloce! Cosa? Io all'asilo? No, non è possibile, mamma, non è possibile! Oh, voglio andare a scuola e non avrei mai pensato di volerlo dire. Oh no, ora devo passare questa giornata qui. Sono troppo grande per l'asilo. Cosa ci faccio qui? Oh, sarà così noioso. E poi con questi piccoli amici di Yulia, ne sono troppo piccoli! Oh, e sono tutti. Oh no! Ma mi sono persa qualcosa? Ho davvero avuto dei voti così brutti da dover tornare all'asilo? Anna! Via le zampe di Andrea, il mio fidanzato! Ma chi è Andrea? Ma cosa stai dicendo? Oh, non riesco a capirci più niente. Ah, buongiorno Anna, possiamo per favore parlare un attimo di ieri? Parlare di ieri?
Ma cosa è successo ieri? Oh! Cosa? Non ti ricordi di ieri? Ma cosa? Ma a scuola? Sì, ieri, l'altro ieri era a scuola. No, 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 ieri ha litigato con Julian e ha detto che l'hai preso in giro. Smettilo, ok? Io, cosa? Ma, no, 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 non ci siamo, non ci siamo. Ma cosa state dicendo? Oh no, non capisco più nulla, non capisco più nulla. Mi siederò e aspetterò che il giorno se ne vada. Oh no, cosa stai facendo? Sei davvero bellissimo. Oh, Steve, oh, sì, te l'ho già detto un'altra volta. Oh, fidanzato Dave. Cosa? Tu hai fidanzato? Sei sempre con l'asilo? Sei della metà. Oh no, dov'è Dave? Dovrebbe dire aiuto, ma nessuno mi capisce. Tutti mi credono un bebè. Julian, ho una domanda. Ma tua sorella ha un fidanzato? Si chiama Dave, lo conosci? No, Steve, no, è tutta mattina che dice delle cose strane. Ah, Dave, ma chi è Dave? Oh, no, 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 sarebbe di sicuro super fastidioso. Oh, no, aiuto, se potessi essere da Pia e da Dave, voglio essere di nuovo a scuola. Ehi, hey, Anna, tutto bene? Tutto bene? No, no, niente va bene, non so cosa dovrei fare. Oh, no, non ti preoccupare, ce la faremo già noi, non ti preoccupare. Dai, andiamo, ti aiutiamo. Cosa? Ma so già fare quello, non è il mio problema, lo conosco, lo so dalla prima. Allora, bambini, molto bene che siamo qui. Ora incominciamo con l'alfabeto e lo ripetiamo da ieri perché non hai capito, vero? Hai avuto diversi problemi. Sì. Quindi gli altri erano già capaci di scrivere il tuo nome, ma tu non ancora. A, N, N, A. Certo che lo so scrivere. E anche l'ABC. A, B, C, D, F, G, H, I, G. Ehi, wow, sei bravissima! Come hai fatto a impararlo così velocemente? Wow! Julian, come ce l'hai fatto a farglielo imparare in così poco tempo? Wow! Oh, sapete cosa vi dico? Penso che Anna sia davvero intelligente, ma insomma sarà prima o poi intelligente. Quindi grazie, grazie. Credo in te, Anna. Ehi, ora non tirartela così troppo, ok? Comunque sei davvero un ragazzo intelligente. Oh, sì, lo so, sono un bambino più intelligente. Cosa? Julian è il bambino più intelligente? No, no, non è mai nella vita. Oh, Julian, non è più intelligente di me. Oh, Julian, dove sono? Dove sono? Sono tutta sudata. Oh, che incubo, io all'asilo. Buongiorno, Anna, cosa c'è? Ti ho sentito alla mia camera, è successo qualcosa? Oh, Julian, sì, ho avuto un incubo. Ok. Un incubo bruttissimo, ero di nuovo tornata all'asilo con te.